fai a mangiare un sandwich di sardine alle 3 del mattino con cipolle e aglio? Litigare mi fa venire fame. C'è anche un'altra cosa dopo un litigio. Che cosa? Che tutto finisca con un bacino. Ma a questo punto sarà meglio una stretta di mano. Ogni volta che piove, piovono dollari dal cielo. Non lo sai che ogni nuvola contiene dollari dal cielo. Come fai ad essere così contento quando piove a dirotto e fa un tempo da cani? Non protestare, Wizzy. Per chi ha delle lavanderie, il fango è denaro. E qui ce n'è una che non ricordavo. Una foto di noi due appena fidanzati. Carina, eh? Già, tu sei venuto benissimo. Ma io sono tagliata a metà. Che peccato. Chi è quel cretino che ha fatto questa foto? Tua madre. Beh, si vede che ti sei mossa. Vuoi lasciarmi stare? Wizzy, chi era alla porta? Ah, è il nostro negro col candeggio. Che cosa vuoi? Vorrei parlare con mia sorella, se non le spiace. Può anche farlo sul ballatoio di casa sua, no? Senti, papà, Gianni sta con noi. Qui? E chi lo dice? Lo dico io. Perché mi hai fregato la battuta? Dovevo dirlo io, no? Avresti mai pensato che saremmo venuti a vivere in uno dei quartieri più eleganti della più grande città del mondo? No, caro, e devo ammettere che è veramente meraviglioso. Sai, Wizzy, siamo fatti l'uno per l'altro. Oh, grazie, George. New York è Dio! Ehi! Cavoli! Complimenti! Questo sì che è uno smoking. Grazie, Florence. È proprio indovinato. Oh, grazie. Per un barman. Ora glielo dico. Stia bene a sentire. Lei è arrivato da 5 minuti e non ha fatto altro che umiliare il mio amico. Anche se sono solo un cameriere disoccupato. Disoccupato, eh? L'avrei giurato. Sì, signore, disoccupato. Però io almeno so come ci si comporta in casa d'altri. Lei dovrebbe usare un po' dei suoi sporchi soldi per comprarsi un briciolo di educazione. E dovrebbe essere orgoglioso che un uomo di classe come Porky voglia trattare d'affari con lei. E adesso me ne vado. George, Louise, grazie per la serata. Vieni, Biancaneve. Oh, George! Non dimentichi di dire qualcosa ai nostri amici. Ma certo. Tu, Roy, non muoverti. Tu non te ne vai. Se ne va lui! Come? Quando avrà imparato a comportarsi in casa d'altri, come ha visto fare da questo signore, senza tante arie, mi chiami e si metta in lista! Via! Non occorre per niente, Jefferson. Noi siamo già d'accordo. In che senso? Glielo dico io. Quando deciderà di chiedermi scusa, mi dia un colpo di telefono. Ehi, un momento! Io il colpo di telefono glielo do, ma in mezzo alla testa! Oh, 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 così mi piaci, George! Anch'io mi piaccio! Ah, deliziose. Ora, ispettore Keller, parliamo di affari. Ah, bene. Non dovevo vedere qualcosa? Certo, dia un'occhiata. Sono $150. Appunto. Quando poco fa lei mi ha strizzato l'occhio, allora cercava di influenzarmi. Ma io non ho fame di quelli. Prego? Lei sa che la tentata corruzione di un funzionario comunale è un grave reato? Corruzione? Ma quale corruzione? Chi ha mai tentato di corromperlo? Allora perché ha quel denaro in mano? Io? Stavo per domandarle se ha da cambiarmi $150. Ciao, Wizzy, ciao, mamma. Non mi parlare. E non parlare neppure a me. Mamma! Dopo il modo in cui ti sei comportato con tua moglie, sai chi mi hai ricordato? Tuo padre. Wizzy, io... Ho detto di non parlarmi, a meno che tu non mi chieda scusa. E come faccio se non posso parlare? Devi solo... Vuoi chiedermi scusa? Sì. Beh, parla.
scusami. Avevo torto. Ti credo. Non sei sua madre. Oh, George. E come mai questo cambiamento? I gatti della 135esima strada. Eh? E poi tu non menti mai. Stavo dicendolo al bar a Lionel. Oh, George, caro. Bene, ce l'ho fatta. Mi dispiace, signora, ma lei non è sua figlia. Lo so, lei mi ha mostrato la prova. Prove? Io non ho bisogno di prove, io credo a mia moglie. Grazie, George. Quali prove? Fagli vedere la foto, mamma Jefferson. Eccola qui, George. Io qui vedo solo te e Whitty sulla spiaggia in costume. Ora girala, George. 4 luglio 51, spiaggia di John. E io sono nata il 30 luglio del 51. Beh, lì sua moglie non è certo incinta. Certo che no, certo. Che sventola che eri, Whitty. Beh, perché io? Tu un po' meno, mamma. Grazie. Caro, scusa se mi è scappato che hai rifiutato il posto che ti avevano offerto. Tuo padre era molto arrabbiato. No, non era niente. Quando è veramente arrabbiato, corre al gabinetto. Devi aver pestato un antifurto. Oh, è il campanello. Che diavolo sarà a quest'ora di notte? Esci di lì, vigliacco! Non puoi nasconderti! Papà. Che idea, piantarmi durante una discussione. Shh, parla sottovoce. La gente sta dormendo. Cercavo uno straccio, ho versato lo zucchero. Ci penso. Tu vieni subito qui perché devo ancora parlarti. Ma perché non ha telefonato? Perché non è educato telefonare di notte e disturbare. T'ho preso, ladrone! Ora, sarà meglio cominciare dal principio. Lei dov'è nata? In un ospedale, dove se no? Mio marito ed io veniamo da Harlem. Harlem? Potrebbe essere uno spunto interessante. Scrivendo si fa strada fuori dal ghetto. Scrivendo si fa strada fuori dal ghetto? Non è stato così. Le dico io com'è stato. Ha sposato me e ce ne siamo andati in camion. Prego, signor Mills. Jefferson, porca zozza! Devo cancellare questo. Ehi, andiamo, nonna. Nessuno ha dimenticato il tuo compleanno. Mamma e papà stanno preparando una grande sorpresa per te. E non dici bugie questa volta. Senti, hanno mai dimenticato il tuo compleanno? No. Vedi? Ora, non chiedermi di più, perché io non voglio sciupare la sorpresa. Che sorpresa? La sorpresa del compleanno. Che stai dicendo? Quella di cui non dovevo assolutamente parlare perché è oggi. Oggi! Oggi! Ma perché gliel'hai detto? Senti, mamma, questo sarà il miglior compleanno che hai mai avuto. Queste uova sono buone. Tu fai delle uova superbe. Queste uova meritano nuova azione. Ti piacciono le uova, Lionel? No. Perché no, amico? Sto mangiando cereali. Oh, questa è buona. Mi ha preso il contropiede, Whitty. Ah, a proposito, la sai la canzoncina di pubblicità sui cereali? Sì. Mangia bimbo, mangia bello, croccherello. E la sai quella del... George, me lo faresti un favore? Certo, Whitty, dolcezza mia. Sta zitto. Andiamo, Whitty, allegria. Hai una faccia da mezza quaresima? Non è mica la fine del mondo. Potrebbe anche essere. Gli hai tolto gran parte dei piaceri. Io? Sì, tu. Hai comprato quella tesi per Lionel e così è cominciato il litigio tra lui e Jenny. Ma questo era 3 giorni fa. Perché c'è ancora il funerale? Perché Lionel e Jenny si sono lasciati. E perché Ellen non vorrà più rivolgermi la parola. Era la mia migliore amica. Ma perché non capisci quanto sia seria la situazione? Ma che cosa ti aspetti che faccia io?
Che vada su a scusarmi con i Willis? Ok, ok. Ma mi lasciavi andare su a fare la figura dello scemo? No, George. Dio è arrivato prima di me. Signor Jefferson c'è? Signora Jefferson? Val, sei tu? Sì, signore. Sì, signore, signor Jefferson, questa rivista per lei è arrivata tassata. Ho pagato io con i miei soldi. Ho pensato che lei volesse vederla subito. Sono contento di sentirti, ma... Ma dov'è adesso? Qui dentro! Oh, allora l'ho portata proprio in tempo. Gliela passo sotto la porta. Non capisci, siamo bloccati dentro, capito? Bloccati, dice? Hai sentito bene, Ralph? Ah, c'è anche la signora Jefferson. No, sono Ellen Willis. Ah! Beh, non sono affari miei. Non ci pensi, signor Jefferson. Il signor Willis non saprà mai niente. Non dalle mie labbra. Il signor Willis sa già tutto. Allora la signora Jefferson non ne saprà mai niente. Posso uscire da questo bagno? Devo andare in bagno! Ralph, sbrigati, facci uscire! Sì, certo, sì, certo. Oh, oh. Non so però se io riuscirò a farcela, sa? Sembra un lavoro per la manutenzione, questo. Dovrò cercare di trovare loro. Quanto tempo ti ci vorrà? Beh, non si sa mai con le manutenzioni. Potrebbero essere ore. Però, ripensandoci, potrei provare io stesso, sì. Ma è solo un dollaro. I biglietti più grandi sono dentro con me. Sì, signore. Sì, signore, mi ci metto subito. Ce la metterò tutta. Andiamo, fratello, ci sono passato anch'io. Bene, signore, se insiste. Ehi, quanta manna! Sembra che ne abbiano trovato uno anche ricco. Ma che dici? Ho detto che è ricco, ho sbagliato? E cosa c'è di strano? Tutti i fratelli qui sono ricchi, no? Tutti i fratelli? E di chi parla lei? Dei fratelli in cucina? Ma di che stai parlando? Amico, lei proprio non sa, vero? Non so cosa. Perché è qui? Sì, lo so, perché sono qui, per il tennis. Mm-hmm. E giocherà anche nel campo centrale, dove chiunque può vedere. Perché vorrebbero vedermi? Non sono un gran giocatore. Perché se non la vedono, lei non serve molto a questo club. Senta, glielo dico chiaramente. Un paio di club della città sono stati maltrattati dalla stampa perché non accettano le minoranze. Così i furbi che dirigono qui hanno deciso di prendersi un negro in casa. Chiaro? Tu vuoi dire che... Ah, non ci credo. Farà meglio a crederci perché non sto scherzando. Campione. Ah. Ehi, Carl. Dammi una salvietta pulita. Dammi via, giudice, gliela porto su. Ah, grazie. Ah, le piacerà, Carl, è uno dei nostri negri, degli impiegati, uno dei migliori impiegati che abbiamo qui. George, vorrei presentarle Robert Phelps, del Evening Journal. Il signor Jefferson, un nuovo membro. Che cosa ne dice del club, signor Jefferson? Ma devo dire che sono sorpreso di come sono trattato. Già, a noi piace pensare che siamo in pieno XX secolo. Ecco lei, signor. Ah, grazie, Carl. Che ne dice di una foto del signor Jefferson e me per il giornale? Sono qui per questo, giudice. D'accordo, George? Come vuole, giudice. Allora, signori, perché non vi mettete proprio qui? Ah, d'accordo, va bene. Davvero una bella sudata, giudice. Uh-huh. Ok, allora quando dico tre voglio che mi facciate un gran bel sorriso. Sì. Ok? Ok. Uno, due, tre. Ho fatto proprio una gran bella foto, grazie. Aspetti, ma dove sta andando? Campione!
Allora che cosa possiamo fare? La cerimonia avrà luogo tra 2 ore appena. Beh, ora lo spoglio e lo sbatto sotto una doccia fredda. Jenny! Ma si tratta di un'emergenza. Non è poi un'emergenza grave a questo punto. Ma lo sarà se suo padre lo vede conciato così. Oh mio Dio, ho dimenticato George. Sarà qui a minuti. E se vede Lionel ubriaco lo ucciderà. Andiamo, Jenny, aiutami a portarlo in camera sua. Beh, senti, non riesco a riposare qui, vado in camera mia. No. Lionel è lì. George! Non puoi riposarti adesso. Ma che dici? Devi andare a casa mia prima. A casa tua? Ma perché? Ho appena ricordato che ho dimenticato la macchina. Oh, mamma. George, io voglio fare delle fotografie a Lionel. Ma c'è la mia, usa la mia, no? Non posso usare la tua macchina, George. Ci sono troppi pulsanti. Mamma. Va bene, se vuoi fare così e rovinare uno dei giorni più felici della mia vita, fai pure. Su, non piangere. Così non potrò neanche fare una foto al mio splendido nipote nel giorno della sua... Ok, mamma, ci vado! Bene, George dovrebbe telefonare da casa mia tra circa 30 minuti. Per cosa? Per questa! Puoi smettere di soffiare? Mi fai le onde nel piatto. Io non ti capisco, George. Lionel e Jenny si sono lasciati e tu te ne stai seduto lì. Che devo fare? Mangiare in piedi? Se fai ancora una volta lo spiritoso, fai un tuffo in quel brodo. Ma che cosa vuoi da me, Whitty? Il fidanzamento è rotto, non potresti fare qualcosa di utile. Certamente, disdico il mio abito. Risparmio $300. George, scusa, non potresti cambiarmi un piccolo assegno, per favore? Non ora, Bentley, ho da fare. Porca! Ehi! Ma metto a posto tutto in un minuto e poi te lo cambio, eh? Ok? Ce l'hai l'orologio? Come garanzia? 60 secondi, dico 60 secondi giusti, suona il campanello, ok? Roger, ma sarebbe indiscreto se ti chiedessi il perché? Comincia a contare! Florence, mia cara! Sì? Senti, Florence, volevo chiederti scusa. Per qualcosa che ha fatto o qualcosa che farà? No, davvero. Senti, sono sotto stress, ma non devo sfogarmi con te. È vero, non dovrebbe. Così scusami. Sai, tu mi piaci. Stia attento. Non in quel senso. Solo perché hai fortuna. Ecco, io non ho mai visto nessuno con una fortuna sfacciata come la tua, lo sai? Scommetto che se chiudi gli occhi, ti concentri, indovini chi entra da quella porta. Non lo so, forse potrei. Ho le stesse probabilità di chiunque altro. Oh, di più perché sei fortunata. Ehi, vuoi provare? Vuole scommettere su chi sarà il primo ad entrare? Sì, per $10. E scelgo io per prima? Chi voglio io? Chiunque vuoi. D'accordo, in questo caso scelgo la signora Jefferson. Lei è stato proprio un babbè a farmi scegliere per prima. L'ho sentita dire che tornava tra 5 minuti. Oh, porca... Ma io la mia boccaccia... A monte! Oh, ormai è fatta. Bene. Dal momento che perdo, non importa chi scelgo. Così scelgo... Bentley. Salve. Come sta, signor Bentley? Molto bene, signora Jefferson. Dopo di... Oh, grazie. Perché sei entrata? Io abito qui, ricordi? Non lo dovevi fare! Dite addio al padrone. Oh, ecco già. Oh,
George, come potrai mai perdonarmi? Cercherò. Avrei dovuto saperlo. Ed io avrei dovuto dirti che facevo tardi perché apro un altro negozio. Sì. Un altro negozio? Meglio che un'altra donna. Un altro negozio? Sì, matura, Whitty. Mi hai mentito! Oh.